Cook. What? You'll never, ever break this loop. There's no never here. Just you, me, and the rest of these maniacs. Bring it, baby. Salve amici e benvenuti anche oggi sul canale. Oggi parleremo di Deadloop, uno dei giochi più originali in uscita quest'anno, a mio parere. Sviluppato da Arkane Studios e Bethesda, questo action adventure in prima persona con qualche elemento roguelite promette molto bene. Uscirà il 21 maggio in esclusiva PS5 e PC. Gli Arkane hanno un pedigree di alto livello. Infatti le loro ultime produzioni, quali Dishonored 1 e 2 e Prey, si sono distinte per creatività e grande cura del gameplay e level design. E a proposito, se volete recuperare questi titoli, sono tutti compresi nel Game Pass Xbox dopo la fusione tra Microsoft e Bethesda. In questo video cercherò di spiegarvi che cosa è Deathloop, come si svilupperà il gameplay, quale sarà l'ambientazione e cosa dovremmo fare nel gioco. Inoltre capiremo il funzionamento del multiplayer e del ruolo della nostra antagonista, Giuliana, che potrà essere interpretata anche da un player umano se accetteremo di giocare online. L'incipit di Deathloop è molto semplice. Noi saremo Colt, un sicario che si ritrova per motivi non ben definiti su una strana isola, imprigionato in un loop temporale, che fa ricominciare il giorno sempre uguale a se stesso. Per rompere questo loop dovremo eseguire 8 esecuzioni nei confronti di 8 visionari. Questi saranno personaggi di alto profilo presenti nella comunità dell'isola. L'isola sarà divisa in varie fazioni con un loro distintivo tratto e i visionari saranno i leader di specifiche aree o comunque personaggi di alto profilo della comunità. Ma c'è un grosso problema, anzi due. Il primo è che il tempo a nostra disposizione è molto limitato e sarà impossibile all'inizio eseguire le uccisioni singolarmente per tempo. Il secondo problema è Giuliana, la nostra antagonista, che cercherà di difendere i visionari per il suo tornaconto. Gli sviluppatori hanno definito questo Deathloop un murder puzzle. In effetti parte dell'originalità del gameplay sarà quella di trovare una soluzione che riesca a farci allineare più esecuzioni nello stesso momento, in modo da riuscire a escogitare un percorso ideale che risolva il puzzle. Potremmo infatti manipolare eventi e persone in modo da portare più visionari in uno stesso luogo e fare una gustosa multi-kill efficiente. Tanto per dirne una, o magari riuscire in una particolare setup per il quale un visionario cada in una nostra trappola, anche se noi saremo in un'altra zona della isola. In tutto questo però ci sarà presente sempre la variabile impazzita di Giuliana, che cercherà di proteggere i visionari. Se decideremo di giocare online, come detto prima, questo personaggio sarà un player vero e proprio e potrà decidere come agire in totale libertà. Quindi se attaccarci direttamente, se farci imboscate oppure magari colpo di scena, potrebbe provare ad aiutarci. Quindi in Deathloop potremo giocare o come da protagonista con Colt, seguendo l'intero arco narrativo, oppure come Giuliana per una partita veloce agendo nel ruolo di disturbatore ed invasore. All'inizio ho detto che Deathloop ha degli elementi roguelite. Questo perché di fatto a ogni nostra morte o completamento del giorno senza aver raggiunto l'obiettivo porterà la partita a resettarsi e ricominciare da capo. Ma la storia proseguirà, un po' come Hades. Perderemo tutto quello acquisito nella run, tranne le nostre conoscenze. Infatti Colt si appunterà tutti gli eventi che avremo triggerato o scoperto, in modo da essere più efficienti nella run successiva. Gli sviluppatori hanno detto che proseguendo nella storia, eventualmente potremo mantenere anche alcune armi o altri oggetti tra una run e l'altra. Il concept di Deathloop lo ritengo molto originale, soprattutto per la presenza della variabile umana come antagonista extra. Se effettivamente riusciranno a mantenere quel livello di qualità del combat
presente nei Dishonored, mischiato al puzzle murder e la componente invasione, che fa molto Dark Souls, intendiamoci, potrebbe alla fine uscire un mix clamoroso. Io sono abbastanza fiducioso, anche per via delle qualità dei precedenti giochi di Arkane. Il gioco uscirà quindi il 21 maggio in esclusiva PS5 e PC. Adesso la parola a voi. Cosa ne pensate? Vi stuzzica questo stile e questo tipo di approccio? Fatemelo sapere nei commenti. Nel frattempo io vi saluto e come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un like e se non siete ancora iscritti, beh, magari potete premere quel bottone. In questo canale si tratta di gaming a 360 gradi, con un occhio allo spirito critico. Una buona giornata a tutti e alla prossima. Ciao ciao!